Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Andiamo a vedere le energie di oggi. Questo è il gruppo numero 1, numero 2, numero 3. E quindi andiamo a vedere quale consiglio c'è per noi per questo fine settimana. Se non siete iscritti al mio canale, potete iscrivervi, così ogni giorno potete vedere il vostro interattivo. Faccio anche consulti in privato, se volete seguirmi sulla pagina Instagram Lady Moon Official. E niente, io inizierei con la prima variante, quindi andiamo a vedere il consiglio per il fine settimana. C'è la bontà, lasciati andare, ce l'hai fatta, no, la morte, il nemico, l'attesa e il mercurio. Allora, il consiglio è di non continuare a chiederti se cambia e guardare i suoi errori. Sei un po' troppo ossessionato da questi pensieri, non è per te questa persona, devi abbandonarlo. Hai messo troppo impegno e non è stato ripagato. Adesso devi impegnarti per la tua felicità e non più per la sua. Se ti chiedi se vuoi sapere la risposta della tua domanda, è no. Hai sopportato a lungo, ma non c'è mai stato un cambiamento. Chiudi e ritorna a vivere. Quindi questa era la prima variante. Quindi direi di lasciare andare questa persona e pensare più l'amore per te stesso. Andiamo a vedere la seconda variante. Quindi per la seconda variante, cioè amore per gli animali, abbondanza, dai retta alle tue intuizioni, sì, l'innamorato, i litiganti, la sorpresa, il pensiero e il bambino. Io qua vedo grandi gioie, grandi cambiamenti in ogni ambito. Sarà un bellissimo fine settimana. Sai già chi sono le persone di cui ti devi fidare e se la domanda, la tua risposta è sì. Anche se hai avuto litigi, contrasti, ci saranno grandi risultati, ci sarà la riappacificazione. Se hai chiuso i rapporti con questa persona, ci sarà una ripresa. Potreste avere anche l'idea di prendere un animale o addirittura di voler allargare la vostra famiglia, quindi congratulazioni. E questo è per la variante 2. Ci sarà grande ricompensa. Vediamo per la variante 3. Fermarsi. Ripensaci. Guarigione. Chiede aiuto agli altri, il cane, l'offerta e il sovrano. Allora, se ti sei data molto da fare, ti sei occupato di più cose anche in contemporanea, ma è ora di riprenderti un attimo una pausa, perché hai dato troppo. Se riguarda anche una relazione, hai dato troppo e devi un attimo fermarti, perché guarda le piccole cose belle, devi riconsiderare certi aspetti. Hai persone che ti stanno vicino, amici fidati o parenti per farti aiutare. Prenditi cura di te, anche se non ci credi ancora. Tutte queste emozioni dolorose spariranno. Fidati delle persone vicine e avrai ottimi risultati. Quindi spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo in un prossimo video.